Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Questo programma è realizzato grazie alla collaborazione di... Bentrovati con una nuova puntata di Transport, l'approfondimento sul mondo dei porti, dei trasporti e della logistica. In apertura andiamo a Rimini, siamo stati a Ecomondo, abbiamo intervistato Daniel Dusatti, direttore delle vendite di Italscania, per capire quali sono i progetti legati alla transizione ecologica energetica di Scania. A Ecomondo con il direttore vendite di Italscania Daniel Dusatti per capire come Scania si sta impegnando nel settore della transizione ecologica e della transizione energetica. Ovviamente parliamo di camion, vediamo anche alle nostre spalle uno dei mezzi, questa è la novità più rilevante, un mezzo totalmente elettrico. Sì, siamo sempre presenti ad Ecomondo, continua il nostro impegno in questa fiera che diventa sempre più importante. Proponiamo quest'anno un veicolo full electric su un'applicazione specifica, è un veicolo che è già in strada, è già funzionante, l'abbiamo già consegnato come vedete a un cliente, quindi operativo, e è uno dei primi veicoli consegnati sul territorio nazionale e parte questo viaggio importantissimo verso l'e-mobility che ci accompagnerà ancora per diversi anni, in quanto reputiamo sia importantissimo partire, accelerare il più possibile, ma senza dubbio avremo bisogno di un po' di tempo per far maturare questa tecnologia e avere dei volumi scalabili su unità molto significative. Ecco, serve tempo e servono anche le colonnine, ce n'è una al nostro fianco, non sono le stesse colonnine di ricarica delle auto che già circolano sulle nostre strade, servono anche quelle dall'altro lato per poter permettere a questi camion elettrici di diventare la flotta che davvero a pieno regime sarà sulle strade italiane e non solo. Sì, serve tempo, serve infrastruttura, ma noi sposiamo tantissimo il concetto che è necessario investire subito in questa tecnologia. Noi sappiamo che qui ed ora ad Ecomondo presentiamo una amplissima gamma di soluzioni, perché dobbiamo partire dal concetto che subito dobbiamo focalizzarci sui volumi che porteranno ad un abbattimento delle emissioni già su tutto l'immatricolato che stiamo facendo ad oggi, proporremo sul mercato nei prossimi mesi, ma allo stesso tempo, oltre al diesel, che è una tecnologia che comunque può dare tanto perché il diesel Euro 6 oggi è estremamente pulito, abbiamo le motorizzazioni a metano, a gas e soprattutto lavorando col biometano, proponiamo anche qui delle soluzioni in questo stand, in questa esibizione. Abbiamo un potenziale enorme di portare un abbattimento delle emissioni sia di particolato ma anche soprattutto emissioni in termini di CO2. Quindi da questo punto di vista è un percorso che ci impegna molto per portare volumi significativi, ma è un percorso che deve anche impegnarci nel far decollare il prima possibile questa tecnologia. Quindi è vero che questi sono volumi di poca importanza per quanto riguarda le unità vendute, ma prima venderemo questi volumi, prima faremo cultura, prima prepareremo il terreno anche in Italia per avere poi un'esplosione di questa tipologia di mezzi. Quindi questo è il lavoro che stiamo impostando oggi e grazie a alcuni clienti e clienti dei clienti, committenti visionari, siamo riusciti a partire con questo progetto. Ecco, l'ultima domanda, infatti, al di là delle tempistiche, insomma, che si sperano essere più o meno rapide per quanto riguarda questi mezzi più ecologici, c'è stato un cambio di filosofia dettato dalla pandemia, dettato dal PNRR che spinge su mezzi alternativi, appunto elettrico, o biometano, biodiesel, per quanto riguarda anche altre forme di locomozione. Però c'è stato anche da parte della clientela, c'è stato un cambio di impostazione da questo punto di vista. Sì, è molto positivo perché l'interesse è cresciuto notevolmente, allo stesso tempo, come dicevo, abbiamo bisogno di accompagnare questo interesse con concretezza, quindi bisogna fare anche cultura, dare informazioni al mercato, ai committenti per capire di nuovo cosa dobbiamo fare qui ed ora e cosa dobbiamo preparare per un futuro a breve termine qua ai prossimi anni ed un futuro a lungo termine, quindi sarà un progredire in tal senso, e questo tipo di evento sicuramente comporta il fatto di mettere un piede sull'acceleratore in questa progressione.
Si è tenuto a Savona l'Italian Cruise Day, è stato fatto il punto sull'andamento del settore croceristico, la prossima edizione si terrà a Taranto. Allora abbiamo intervistato un po' di protagonisti di questa giornata, a partire da Settembrini, che è segretario generale dell'autorità portuale che guida il porto di Taranto, e poi con il presidente dell'autorità portuale di Palermo, Pasqualino Monti. Sentiremo anche tirare le somme al presidente di Assoporti, Giampieri. Il porto di Taranto punti sulle crociere, oltre alle cifre rilevanti di questa partenza, lo dimostra anche il fatto che il prossimo Italian Cruise Day verrà ospitato proprio a Taranto. Sì, questo è un onore assoluto ed è il riconoscimento che viene fatto a Taranto, perché Taranto non è, è in una fase di start-up delle attività croceristiche, e gli investimenti degli ultimi anni, nonché le anticipo una cosa che leggevo poco fa, MSC ha rinnovato non solo per il 2022, ma mi è arrivata poco fa la comunicazione per email, rinnova anche per il 2023. Noi nel 2022 avremo già, al momento abbiamo 52 toccate con 8 compagnie diverse da MSC. Questa è un'attestazione, una conferma di quanto i social, probabilmente dei 90.000 croceristi, hanno saputo diffondere con il loro gradimento. Sono stati presentati i numeri della stagione 2021, ancora lontani dal pre-pandemia, però un minimo di ripartenza c'è stato, numeri rilevanti per la Sicilia, che praticamente è sul podio in tutte le graduatorie. Sì, innanzitutto siamo qui di presenza, già questo è un primo segnale importante, il fatto che l'Italian Cruise Day si tenga oggi dopo 2 anni molto molto complicati qui a Savona e di presenza è un segnale importante per il settore, un segnale importante per la nostra attività. La Sicilia è sul podio e noi siamo contenti di questo, è un segnale importante, noi abbiamo posto l'attenzione alla ripartenza sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista della costruzione di nuove strutture ricettive. Abbiamo investito molto per dotare i nostri scali di quello che serve per ottenere risultati in questo importante comparto, quello croceristico. Abbiamo investito anche su un'importante campagna di sensibilizzazione al vaccino che ci ha consentito di continuare a lavorare in maniera decisa, e i risultati poi sono, ecco, lo specchio di tutte queste azioni. Si parla di Green Ports, un bando che sta per scadere, insomma ormai i progetti saranno stati presentati, anche quello va incontro alle novità che le compagnie croceristiche stanno presentando, perché ci sarà bisogno magari di elettrificazione delle banchine o quant'altro per andare incontro alle nuove navi che sono sempre più green e hanno bisogno di queste strutture. Sì, noi abbiamo progettato e portato a livello esecutivo la progettazione per la nuova cabina di media di tutti e 4 gli scali, sono 32 milioni di investimenti, perché poi dire si elettrifica una banchina e si dà elettricità alla nave non è semplice, dietro questo c'è un lavoro imponente, soprattutto in realtà che non erano abituate, soprattutto in realtà che si sono ricostruite e che hanno avuto molti investimenti da questo punto di vista. Noi crediamo non solo nell'elettrificazione delle banchine del cold ironing, anzi pensiamo che il futuro vada in una direzione differente, stiamo investendo anche in termini di ricerca per riuscire comunque a governare i processi nuovi che sono fondamentali, perché è chiaro che l'ambiente va tutelato, è chiaro che tutelarlo da mare significa anche avere la possibilità di cogliere delle nuove opportunità. Noi stiamo ragionando su un polo energetico del tutto nuovo, stiamo dotando i nostri porti di energia tra virgolette pulita per cercare non solo di servire le navi da terra attraverso l'elettricità, ma anche per avere depositi, ad esempio, per il gas. Il dual fuel ormai è tipico di tutte le nuove costruzioni navali, quindi insomma stiamo cercando di portare avanti azioni concrete che vadano incontro anche alle esigenze dell'ambiente, che per noi è fondamentale tutelare. Sono stati presentati i numeri delle crociere nella stagione 2021, quanto è importante questo settore per i porti italiani?
Ma è un settore importante per i porti italiani, ma non solo, è importante per l'economia italiana, per una nicchia di turismo che è sempre più grande e più importante, è importante per i territori, è importante per quell'economia diffusa che la crociera e i crocieristi sanno dare al territorio. Tra l'altro il settore delle crociere continua ad attrarre i porti italiani, per esempio c'è stata la novità di Taranto, dove peraltro verrà ospitata questa manifestazione nel prossimo anno. Certo, è un elemento in più che i porti, per riportare un po' la centralità dei porti nell'interesse generale, i porti mettono a disposizione della comunità e dei territori. È una riscoperta anche di ruoli nuovi per i porti. Stanno portando turismo, turismo vero, turismo che in qualche modo porta ricchezza diffusa, ma soprattutto un marketing territoriale formidabile che mette in mostra le bellezze dei territori col grande obiettivo di far tornare da turisti i croceristi. I porti italiani riescono a fare rete almeno per quanto riguarda le crociere o c'è ancora un po' troppa concorrenza interna? Ma noi stiamo capendo e dobbiamo tutti capire più velocemente possibile che è soltanto stare insieme e soltanto condividendo che si riesce a fare massa critica in una strategia complessiva dove il nostro competitor non è il porto vicino, il nostro competitor sono gli altri sistemi portuali, quelli delle altre nazioni, e dobbiamo riuscire velocemente, e credo che questo sia un elemento della maturazione complessiva dell'idea strategica anche dei presidenti dell'autorità di sistema, che sono sul pezzo veramente tutti i giorni, che lavorando insieme si riesce a proporre un prodotto Italia che oggettivamente in questo momento potrebbe essere invincibile. Più di 800 lavoratori, più di 1000 automezzi, più di 2 milioni di Teus movimentati ogni anno, con 200.000 trasporti e 42 milioni di chilometri percorsi. Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Cambiamo argomento, parliamo adesso di autotrasporto. Le difficoltà legate al ricambio generazionale, quali sono le criticità? Ne abbiamo parlato con Will Trasporti. Purtroppo i salari in questi anni non sono aumentati. Ecco, abbiamo fatto paragone perché quello che 20 anni fa guadagnava un camionista, un autista, un autotrasportatore, ancora oggi circa sono le stesse cifre. Ecco, in questi anni purtroppo non è aumentato, diciamo, in base al costo della vita, quindi il salario di questi lavoratori. È un problema assolutamente che dobbiamo affrontare. Già oggi mancano. Come avete visto, ecco, il caso dell'Inghilterra a seguito della Brexit è un caso, come dire, che l'ha portato alle cronache. Ecco, là mancano oltre 100.000 probabilmente autotrasportatori dagli ultimi dati, 40.000 in Francia, altri 60.000 in Germania. Stanno venendo meno anche nei paesi dell'est e cominciano a mancare anche qui in Italia. Soprattutto, ha detto bene, l'età media è alta, ecco, quindi quando questi lavoratori andranno in pensione non abbiamo un ricambio. Va trovato il sistema per avvicinare i giovani a questa attività. Per avvicinarli, come lo dicevo subito, dobbiamo trovare un salario quindi adeguato che compensi la grande fatica, il grande impegno che questi lavoratori mettono in campo. Dobbiamo considerare che questi lavoratori arrivano a lavorare anche 58 ore di impegno in una settimana, possono arrivare a 15 ore in una giornata, ma soprattutto sta avvenendo meno la valorizzazione della professionalità di questi autisti, di questi camionisti. È sempre stato questo il punto fondamentale. Chi si avvicinava era per passione.
tutti quelli che vengono impiegati spesso hanno passione, però l'abbiamo un po' trascurata. Ecco, il messaggio che è passato, che questi lavoratori non hanno questa professionalità, non c'è la giusta considerazione. Questo lo vediamo anche nei servizi che sono offerti a questi lavoratori, soprattutto l'abbiamo visto durante la pandemia. Questi erano i lavoratori che portavano in giro viveri, quindi condizioni primarie che ci necessitavano noi chiusi in casa, e spesso si trovavano gli autogrill chiusi e non sapevano neppure dove fermarsi per i servizi di igiene di prima necessità. Questo è il problema, viene trascurato proprio, soprattutto non solo il compenso, quindi dal punto di vista anche economico per il loro lavoro, ma la condizione proprio di riconoscimento della loro professionalità e dell'attività strategica per il Paese. E adesso andiamo ancora una volta a Piacenza per continuare a raccontare testimonianze e storie che arrivano dal GISL, le giornate italiane del sollevamento che si sono tenute nella città emiliana. Platform Basket presente all'ottava edizione del GIS. Che cosa rappresenta per voi questa presenza, visto che siete comunque storici nell'aderire a questa manifestazione? Sì, sicuramente Platform Basket ha sempre creduto in questa manifestazione e questa edizione ancora di più, perché arrivando tra l'altro da un periodo molto, molto difficile c'era molta voglia di riniziare, di essere presenti in una fiera e soprattutto in una fiera locale italiana che ha oggi una visibilità anche europea e internazionale. Platform Basket è un'azienda di Reggio Emilia, produce è uno tra i leader nella produzione di piattaforme aeree cingolate, e in questa edizione tra l'altro presentiamo un nuovo modello, lo Spider 39T, che è una macchina di ultima generazione che ha un'altezza di lavoro di 39 metri appunto. L'economia e la voglia di ripartire c'è tutta? Molto forte, sì, e proprio questa voglia si sente molto. Ieri è stata una giornata molto, molto ricca, finalmente abbiamo rivisto anche amici e clienti che non vedevamo da mesi, e anche oggi ci aspettiamo molta affluenza, abbiamo anche già contatti anche nuovi, aspettiamo clienti che vengono anche dall'estero, da nazioni estere, e questo insomma ci riempie il cuore di gioia, perché era quello che appunto volevamo risentire per questa manifestazione. Un premio a questa nuova edizione del GIS, che cosa rappresenta per voi essere presenti ed essere comunque sempre in collaborazione con questo grande evento? Sì, innanzitutto ringraziamo ovviamente l'organizzazione del GIS per averci assegnato questo premio, e anche Piacenza Expo, che ospita appunto questa fiera da diversi anni e ormai è diventato un appuntamento, devo dire, molto importante. Devo dire che questo premio ci onora molto, innanzitutto onora la nostra collaborazione, perché è da diversi anni che noi collaboriamo con Piacenza Expo in particolare e con tutto il territorio di Piacenza, e abbiamo dei protocolli d'intesa già sottoscritti anni fa, e in cui abbiamo sottoscritto proprio una collaborazione sinergica in ambito logistico e commerciale, proprio per intensificare i rapporti tra il territorio della Spezia, il porto, e il territorio logistico piacentino. Però adesso abbiamo intensificato ulteriormente questa collaborazione proprio con la parte fieristica, con Piacenza Expo, e quindi diciamo che questa collaborazione va sempre nella direzione di una maggiore sinergia, di una maggiore collaborazione, di una maggiore integrazione tra territori, e il territorio di Piacenza e il territorio della Spezia in particolare sono territori che dal punto di vista logistico-commerciale hanno dei rapporti molto consolidati, ma che possono ulteriormente sviluppare ulteriormente, perché comunque c'è ancora un bacino, c'è un'offerta di servizi da parte del porto che è propria e può essere adatta agli operatori della logistica di Piacenza, e non solo su Spezia ma anche su Marina di Carrara, ad esempio. Abbiamo trovato degli operatori di Piacenza che sono interessati a servizi che sono più prettamente sul porto di Spezia, ma anche servizi che noi possiamo dare anche sul porto di Marina di Carrara. Quindi questa sinergia, diciamo che grazie all'autorità di sistema portuale che ha la governance dei due porti, può essere ulteriormente intensificata. In questo modo si avvicinano luoghi
vicini ma diversi fra di loro in un'integrazione che serve ad avere un lavoro sempre, sempre migliore, sempre più efficiente. Sì, devo dire che comunque il territorio di Piacenza e tutta la parte comunque che riguarda questa regione, questa parte della regione Emilia-Romagna, venendo diciamo su per l'asse della Pontremolese, famoso, che per noi è lo sbocco naturale su questa direzione, il territorio di Parma e il territorio ovviamente di Piacenza sono un po' il nostro naturale bacino di riferimento per quanto riguarda i nostri mercati, per quanto riguarda le nostre relazioni logistiche, e infatti in quest'ottica noi stiamo lavorando alla zona logistica semplificata, che è questo strumento che viene messo a disposizione di alcuni porti, che è una versione diciamo simile alle ZES che sono previste solo per il sud, ma la zona logistica semplificata costruita in questo senso, cioè tra il porto della Spezia, il territorio di Parma e il territorio appunto può arrivare assolutamente anche fino a questi territori, è un'opportunità in più per chi vuole investire in queste zone e chi può trovare un punto di riferimento, uno sbocco a mare sul porto della Spezia. Esatto, grazie mille e buon lavoro, insomma. Grazie a voi, grazie mille. Benero Group è presente anche quest'anno all'ottava edizione del GIS. Dopo 3 anni di presenza proviamo a fare un attimo un po' il calcolo di quello che sono le vostre intenzioni e la vostra soddisfazione per essere qua. Beh, noi siamo molto molto felici di venire a questa fiera che riteniamo molto interessante e ogni volta rimaniamo sorpresi delle potenzialità che sta sviluppando. Essendo già la nostra terza edizione abbiamo avuto modo di vedere l'evoluzione di questa fiera e dell'impatto che ha sul mercato. Noi siamo anche altrettanto molto contenti perché anche il nostro prodotto si sposa molto bene con la clientela che questa manifestazione attira. Anche quest'anno una grandissima affluenza che mette in risalto la voglia di ripartire dopo il periodo che speriamo di lasciare alle spalle della pandemia. Certo, forse questo è un momento anche molto molto importante perché viene dopo un periodo veramente di chiusura e quindi la voglia di far vedere, di comunicare era ancora più forte e dall'inizio, da queste prime due, questa giornata e mezza, sembra che anche il pubblico abbia recepito bene il messaggio di questa nuova opportunità e nuova possibilità di rimettere in moto tutto. Prodotto che volete lanciare quest'anno in fiera? Ma diciamo che noi abbiamo una gamma di gru compatte su cingolo e su autocarro che diciamo stanno prendendo sempre successo. Quest'anno abbiamo come modello nuovo una piccola mini gru compatta installata su un veicolo 6 tonnellate di peso complessivo a terra con 22 metri di braccio, che si chiama T400. Questa è la prima presentazione in una manifestazione fieristica di questo modello. Grazie. Grazie a voi. È tutto per la puntata numero 393 di Transport. Continui approfondimenti sul mondo dei porti, dei trasporti e della logistica li potrete trovare sul sito telenord.it/transport. Grazie per averci seguito. A voi tutti un cordiale saluto. Questo programma è realizzato grazie alla collaborazione di Gruppo Spinelli, Logistics Provider.